Indicati da Hitler come nemici della razza ariana già negli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale, nella Germania nazista gli ebrei furono sottoposti a discriminazioni, soprusi e vessazioni. Le leggi razziali, la notte dei cristalli, il confino all'interno dei ghetti furono le tappe del vergognoso percorso che portò alla cosiddetta soluzione finale, cioè lo sterminio sistematico del popolo ebraico. Milioni di persone furono costrette ad abbandonare le proprie case e spesso separate dalle loro famiglie. Con lunghi ed estenuanti viaggi in condizioni disumane, venivano deportate in strutture appositamente progettate per il lavoro forzato e l'assassinio di massa, i campi di concentramento e di sterminio. I convogli arrivavano direttamente all'interno dei lager, delimitati da recinti di filo spinato e sovrastati da torrette di guardia. Nei campi di sterminio, delle vere e proprie fabbriche di morte, per tranquillizzare i prigionieri, in alcuni casi i punti di arrivo erano costruiti come vere e proprie stazioni ferroviarie, con tanto di finte biglietterie e tabelloni degli orari dei treni. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Der Bau des Großdeutschen Reiches freizunehmen. An diesem Film. Alles raus auf den Oberen, schnell! Nei campi di concentramento, invece, i nuovi arrivati erano spogliati di ogni avere, privati dei documenti di identità, rasati e marchiati con un numero di matricola. Leggeri abiti a righe verticali erano gli unici indumenti dati loro per ripararsi dal freddo. Coloro che erano considerati troppo deboli o inabili al lavoro, però, venivano immediatamente separati dal resto del gruppo, condotti in camere a gas camuffate da docce e uccisi con gas letali. I corpi venivano poi eliminati in grandi forni crematori. Nei campi gli alloggi consistevano in spoglie baracche di legno, prive di servizi igienici e senza riscaldamento. Al loro interno vivevano anche diverse centinaia di persone. I letti altro non erano che un insieme di assi di legno. Non vi erano né materassi, né coperte, né cuscini. Solo spogli pagliericci in cui si dormiva anche in due o tre alla volta. Le terribili condizioni igieniche erano causa di malattie, infezioni e violente epidemie. Durante il giorno, i prigionieri erano costretti a lavorare, in condizioni di schiavitù, alla manutenzione e all'ingrandimento dei campi stessi, o come manodopera nelle fabbriche. La malnutrizione, insieme agli usuranti ritmi cui erano costretti, erano causa di ulteriori sofferenze. Per i malati o per le vittime dei frequenti incidenti sul lavoro non vi era assistenza, né tantomeno pietà. Allo stesso modo, non vi era tolleranza verso infrazioni o proteste. Ad esse, le guardie rispondevano sempre con punizioni corporali crudeli e umilianti. Il 27 gennaio 1945, le truppe dell'Armata Rossa, in marcia verso Berlino, si imbatterono nel campo di Auschwitz
oggi uno dei più tristemente noti insieme a Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau e Mauthausen. All'oscuro del folle piano nazista che costò la vita a 6 milioni di ebrei, i militari russi prima e il mondo intero poi videro spalancarsi le porte dell'inferno. Ogni anno, in questa data, si celebra il giorno della memoria, affinché si assopisca mai il ricordo di una delle più grandi barbarie dell'uomo verso l'uomo stesso.